Buongiorno amici viaggiatori, inaspettatamente sono qui con voi per portarvi nuovamente in Grecia, ma non in un'isola qualsiasi. Quest'oggi andiamo a Kos, una piccola isola non troppo conosciuta, davvero attaccata alla Turchia, che abbiamo visitato qualche mese fa. Ma non vi spoilerò altro e vi auguro una buona visione. Quest'oggi con me è partito il buon Giuliano, un amico che ho conosciuto nel mio vecchio lavoro. Bellissimo. Ma non perdiamo tempo e andiamo a recuperare la nostra macchina a noleggio, costata 180 euro per 3 giorni, un po' tantino. Ma fortunatamente non avevo un deposito cauzionale da lasciare. Ma dopo queste mie spiegazioni, dirigiamoci verso Kos City, dove alloggeremo durante il nostro soggiorno. E ovviamente appena arrivati non può mancare un gyros di carne, davvero squisito. Ma andiamo subito al nostro alloggio, con piscina. Siamo proprio dei veri ricconi ormai. Comunque alloggio super bello, si può proprio chillare da morire. Non sa da banana italiana. Non sa da banana italiana. Ma non perdiamo tempo e andiamo nella prima tappa del nostro viaggio, la spiaggia termale. Qui troviamo delle piscine termali naturali accessibili attraverso un sentiero roccioso con una fantastica veduta sul mare. Siamo stati lì un po' a chillare, tra acqua calda e fredda. Un posto assurdo. Autolesionisti. Dai, giù, giù. Un attimo. Con calma. Ok, qua è più fresca. Sì. Assurdo. Rimane con potenza. Ok, spiaggetta molto molto bella e particolare. Abbiamo chillato finché potevamo. Adesso andiamo in centro a Kos Town e ci godiamo un po' le ultime ore di luce. Cioè le ultime ore, le ultime minuti, le ultime mezz'ore. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? E siamo arrivati giusti giusti per un sunset lover fantastico qui nell'isola di Kos. Pazzesco. E le prime ore a Kos Town le passiamo durante un tramonto da perdere il fiato. Davvero bellissimo. La città è un vero e proprio museo a cielo aperto, ma la vediamo più avanti nel video. Ora girovaghiamo un po' a zonzo nelle vie del suo porto. Questa barchetta qui dovremo fare un giro l'ultimo giorno probabilmente. Se riusciamo vi faccio il video apposta. Video solo su quello. Le sue viette sono sempre pienissime di gente ed è bellissimo perdersi e scoprire angoli unici della città. Ma ora è arrivato il momento di andarsi a prendere una bella birretta e una pita gyros. Buon appetito. Oltre ai ristoranti tipici sono presenti anche discoteche e locali per tutti i giovani. Non la pensavo così da movida la città. Senza stare troppo a chillare in alloggio, prendiamo la nostra auto pronti ad affrontare anche questa nuova giornata, ricca d'avventure, come piace a noi. Il primo stop di oggi è Platani, un quartiere con una minoranza turca. Ci fermiamo lì a fare colazione. Caffè greco-turco e si vola. Ci ha anche offerto la limonata del suo orto, troppo troppo gentile. Ma limonata a parte, riprendiamo il nostro bolide che la giornata è appena iniziata. Siamo arrivati alla spiaggia di Agios Stefanos, che è la spiaggia più importante dell'isola. Adesso scendiamo e ci chilliamo tutto il giorno. La spiaggia di Agios Stefanos è una piccola baia con sabbia dorata. La cosa che la rende ancora più suggestiva è l'isolotto di nome Castri, a 200 metri dalla riva. Qui troviamo calette meravigliose in cui nuotare e fare i tuffi, e una piccolissima chiesetta bianca con il tetto azzurro, in vero stile greco. È possibile arrivarci sia in barca che a nuoto. Noi, visto che siamo dei sirenetti, andiamo nuotando.
Devo ammetterlo, non essendo abituato, eravamo veramente morti. Ma è stata sicuramente una bellissima esperienza, tra le migliori nell'isola di Kos. Prossima spiaggia nell'estremo sud dell'isola, Paradise Beach. Siamo fermati qui sopra la montagna a vedere uno dei tanti punti panoramici sull'isola. La prossima spiaggia è un po' difficile da raggiungere, è praticamente tutto sterrato in discesa, ma ne vale sicuramente la pena. E dopo un tot di sterrato siamo arrivati finalmente a Paradise Beach, la spiaggia più incontaminata dell'isola, al sud. Questa località è sicuramente tra le più incontaminate di tutta l'isola, ma nonostante questo troviamo anche un bar con delle amache. Qui si può stare un po' a rilassarsi bevendo qualche drink e ascoltando buona musica. Un sogno praticamente. L'ora di lasciare anche questa fantastica isola pazzesca, cioè no, l'isola, la spiaggia in realtà. E dopo un pochino di strada siamo arrivati a Cefalo. Il nostro obiettivo è quello di cercare un barbiere che tagli i capelli al buon Giuliano, anche se ha già i capelli corti. La figata della Grecia, oltre al mare, sono anche i paesetti molto local, bellissimi da girare un po' a caso, anche se un po' tanto abbandonati. Non siamo neanche riusciti a tagliare i capelli alla fine, era tutto piano il bro. Fanciulli, altro stop della giornata, Pili, la ridente cittadina di Pili. E dopo aver girovagato per paesetti a caso tutto il pomeriggio, torniamo in alloggio, pronti per la cena. Suppongo ancora con pita gyros. Ma Giacomo, quanto è economico mangiare a Kos? In realtà dipende. Ad esempio per quella cena abbiamo speso poco più di 7 euro a testa. Mentre mangiando nei posti turistici si va a spendere dai 10 ai 20-25 euro. Non troppissimo. Comunque c'è da dire, il nostro alloggio è davvero una figata. C'è anche una hamaca e io ne sto troppo in fissa. Fino a poi ci facciamo un viaggio in cui dormiamo su in hamaca tutta la notte. Ragazzi, ci vediamo domani mattina con Domani. Buonanotte. Buongiorno amici, nuova giornata. Adesso andiamo a fare colazione. Abbiamo un sacco di cose da fare anche oggi. Andiamo. Questa nostra seconda mattina la dedichiamo solo a Kos Town. Nella città, ovunque si posi lo sguardo, si possono ammirare rovine di epoca antica e bizantina. Troviamo poi baretti carinissimi e la voglia improvvisa di crepe di Giuliano. Sì. Siamo riusciti finalmente a trovare qualcuno che tagli i capelli al buon Giuliano. Vediamo come verrà fuori. E intanto che aspettiamo l'opera d'arte, facciamoci un giro tra le viette pittoresche. Sei contento? Le attrazioni principali sono molteplici. In primis troviamo l'antica agorà, con le rovine del santuario di Afrodite, del tempio di Eracle e di una basilica cristiana. Ecco, questo qui è l'albero di Ippocrate, in cui lui faceva le lezioni ai suoi alunni. Adesso ci siamo di fronte a noi. Deve avere tipo un botto di anni, tipo 500, quasi come me. E poi, come attrazioni, non dimentichiamoci del Castello dei Cavalieri, costruito nel XIV secolo e gratuito, e il Museo Archeologico, dove ammirare le sculture del periodo ellenistico. Insomma, nella città ce n'è per tutti i gusti. Un giretto merita assolutamente. E poi si trova la birra media a 2,50€. Top. Ma visto che l'estate non è ancora finita e la voglia di spiaggia è ancora tanta, dirigiamoci verso nord, vicino a Tigaki, una delle località balneari più famose dell'isola. E amici, siamo arrivati nella prima spiaggia della giornata. Siamo sulla costa nord. Questa qui è la costa in cui c'è la spiaggia, che è lunga 10 km più o meno, e c'è un mare cristallino da sopra. E c'è la vista direttamente sulle isole e sulla Turchia. Pazzesco. La spiaggia in questione è la Golden Beach, tra le migliori spiagge dell'isola, con un mare di un azzurro unico, super frequentata dai windsurfisti.
tempi. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Ma lasciamo la spiaggia pronti per fare una cosa pazzissima. Adesso vedete. Ragazzi, siamo a Paradise Beach, un'altra spiaggia qua a sud. Adesso andiamo a fare moto d'acqua, probabilmente. Jet ski, prima volta. Ah, comunque io non sono un gran pilota. Mentre il buon Giuliano era tutto scatenato. Dovevate vederlo. Ragazzi, abbiamo fatto per la prima volta jet ski, una moto d'acqua, una figata. E per su? Non so. Ah, comunque la spiaggia in cui abbiamo fatto jet ski è Paradise Beach, anche questa, ma si trova nel centro dell'isola, a differenza dell'altra. L'esperienza ci è costata 25 euro a testa per 20 minuti, un po' tantino, ma è stata una figata. Amici, adesso intanto, mentre cerchiamo di non morire di caldo, siamo arrivati nella ridente cittadina di Zia. Questo borgo è speciale perché da qui si vede il tramonto su tutta l'isola. Dovrebbe essere il posto in cui si vede meglio il tramonto, quindi siamo venuti qua per quello. Oltre che per il tramonto, il villaggio di Zia è noto per le suggestive stradine fiancheggiate da taverne, negozi di artigianato e case bianco e blu in stile tradizionale. A parer mio è uno dei luoghi più belli dell'intera Kos. Assurdo perché vengono corriere piene di turisti e fanno i tour per venire qui a vedere il tramonto. Burger speciale 4 euro, patatine 2 euro, quindi top. Buon appetito. E ragazzi, questo primo episodio è finito. Ci vediamo settimana prossima con l'episodio pazzissimo in barca.